Puntata speciale di Polifemo, ci troviamo a Bari per la protesta di USB. USB, l'Unione Sindacale di Base, protesta appunto per la condizione dei lavoratori ex ILVA in AS. Si tratta di 1700 unità che sono state letteralmente dimenticate, con un reddito davvero bassissimo. Chiedono di essere coinvolti nei lavori di pubblica utilità e chiedono di essere coinvolti appunto nei corsi di formazione. Circa due anni fa il governatore Emiliano si era impegnato appunto per questi corsi di formazione, ma sono trascorsi appunto circa 24 mesi e i risultati di queste promesse non si vedono affatto, e quindi è assolutamente comprensibile la rabbia, il senso di abbandono che questi lavoratori appunto sentono sulla propria pelle. Lo ripeto, è una categoria all'interno della siderurgia tarantina, una categoria abbandonata a se stessa, come se fosse una zattera che va alla deriva. Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB, una protesta sacrosanta. Gli impegni della regione ancora non sono stati, le promesse della regione ancora non sono state messe in pratica. Parliamo di una categoria che davvero ha un reddito bassissimo e vorrebbe lavorare, essere coinvolta. Assolutamente sì, stiamo chiedendo di ricevere lo stesso trattamento che ricevono i colleghi di Genova, in cui gli LPU sono una realtà da oramai più di 15 anni. Su questo, come dire, la regione si è impegnata, per il tramite del presidente Michele Emiliano, che più volte in assemblea di fronte ai lavoratori ha garantito l'impegno della regione affinché si possa tramutare, come dire, in fatti concreti la proposta degli LPU, che voglio specificare non è un'alternativa al reintegro, ma sarebbe uno strumento che i lavoratori potrebbero usufruire. Integrazione del reddito. Sì, in attesa poi di essere richiamati. Se mai avverrà. Quindi è questa la possibilità, come danno ai colleghi di Genova, di poter integrare lo stipendio rendendosi utili nelle città di residenza e quindi aiutando anche i comuni di residenza. Così come gli stessi corsi di formazione promessi dalla regione, ma rimangono ancora nel mondo delle idee. Anche qua c'è tanta delusione, perché i piani formativi dovevano partire già due anni fa, sono passati due anni e mezzo, ancora non si sa nulla, tranne un generico "ci sentiremo a breve". La dico così, ho la netta impressione che ci sia, come dire, un atteggiamento quasi disinteressato, e ciò dispiace, perché la Regione Puglia, come dire, dovrebbe attivarsi immediatamente per una popolazione di lavoratori che da troppi anni sta soffrendo per colpe non proprie. Si parla sempre del futuro della siderurgia, questo nuovo soggetto Acciaierie d'Italia, ma ovviamente questa categoria dei lavoratori ex ILVA in AS si sente proprio marginalizzata, come se non dovesse esistere, e questo è lo stato di smarrimento, di abbandono. Temono giustamente i lavoratori di cadere per sempre nel dimenticatoio. Sì, è lo schema all'Italia, no? È un po' quello che è accaduto negli anni con l'Italia. Lo schema è divido, poi il pezzo che viene dichiarato esubero, piano piano, come dire, l'abbandono, fino a quando scompaiono. Ma con noi non accadrà questa cosa, semplicemente perché la risposta delle persone è sempre una risposta, come dire, importante in termini numerici. Penso che per questa mattina si aspetti un colloquio, un cenno da parte del governatore. Assolutamente sì, l'abbiamo già detto stamattina ai funzionari arrivando, vogliamo aprire una discussione vera che in tempi brevi ci porti, come dire, una soluzione tra l'altro
praticabile. Il paradosso è che non è neanche un problema di fondi. Ci sono decine di milioni di euro disponibili per fare un'operazione. Io dico, mettete il padre alla politica, fate quello che dovreste fare tutti i giorni, impegnatevi per risolvere i problemi delle persone. Michele Altamura, coordinatore provinciale di Taranto per USB lavoratori ex Ilva in AS. Altamura, uno stato di abbandono quello che provate, ripeto proprio questa affermazione, stato di abbandono, perché non so, sembra quasi la categoria più bistrattata nel grande quadro della siderurgia. Beh, siamo abbandonati da 2 anni e mezzo, da quando siamo usciti, da novembre 2018, e purtroppo 2 anni e mezzo abbandonati ogni volta a fare proteste per cercare di avere un reddito migliore, ma non vogliamo assistenzialismo, come sempre diciamo. Noi vogliamo lavorare in sicurezza, avere una fabbrica migliore, ma purtroppo, visto le condizioni di questa fabbrica che sta decadendo ogni giorno, purtroppo ci troviamo abbandonati, e oggi con questa protesta con tutti gli operai ilvinese. La regione dovrà dare risposte, proprio è significativa questa protesta qui dinanzi alla Presidenza. Beh, me lo auguro che la regione, come ci aveva promesso già da più di un anno, che dovevamo fare i corsi di formazione professionale, e non niente, avevano stanziato dei soldi dove non si sa che fine hanno fatto. L'assurdo, come diceva Rizzo, è che i soldi ci sono. Dicono questi famosi 10 milioni di euro, però ancora non si sa che fine hanno fatto questi soldi, se ci sono o se ci saranno per noi lavoratori di AS. Siamo con Riccardo Cristello, che partecipa a questa manifestazione. Lui, conoscete tutti la sua vicenda, licenziato da ArcelorMittal per aver condiviso un post inerente alla fiction Svegliati amore mio. E Riccardo vuole manifestare la sua solidarietà a quelli che sono i compagni di avventura, perché lui era dipendente di ArcelorMittal, ora comunque Acciaierie d'Italia, però c'è tutta la categoria degli ex Ilva in AS che in fondo si sta sulla stessa barca, ed è giusto mostrare la propria vicinanza. Certo, ma io ero anche ex Ilva, quindi ero collega di tutti i ragazzi che oggi sono qui. Sono presenti proprio ragazzi che hanno lavorato con me al mio fianco. Non potevo non essere presente qui e dare solidarietà a loro, perché qui non è solo un problema di reddito, no, dove si chiede un'integrazione salariale, ma come sempre è anche un problema di dignità dell'uomo, del lavoratore. Non si può tenere parcheggiati a casa uomini, padri di famiglia da 2 anni. Come si fa ad andare avanti? Cioè, si sa, no? Un uomo senza il lavoro perde la dignità, non sa più cosa fare, rimane lì. Ecco perché oggi si viene qui a protestare e a chiedere che vengano mantenute quelle promesse fatte, come i lavori socialmente utili e tutti i programmi che avevano detto di fare, i corsi di formazione per poter reintegrare queste persone che stanno aspettando, credo, ormai da troppo tempo. Spero che la mia vicinanza a loro gli possa dare un po' più di visibilità. L'unione fa la forza. Bravo, perché come abbiamo sempre detto, l'unione fa la forza. Stare da soli non conviene a nessuno. Magari tutti insieme, gridando e facendoci ascoltare, può darsi che qualcuno veramente ci ascolti. Innocente Lippolis, la politica dovrebbe dare risposte, ma non le dà. Esistono le promesse di Marinaio. Passano i mesi, passano le campagne elettorali e i lavoratori ex Ilva in AS, nella fattispecie, giacciono in quello stato di abbandono in cui si trovavano, in cui vi trovavate già 2 anni fa. Sì, ecco, hai detto bene tu, siamo alle solite. Noi stamattina siamo qui perché ci auspichiamo che il presidente della regione, Michele Emiliano, scenda e venga a ragionare un attimino con noi, proprio per evitare quello che tu hai detto prima, ecco, in buona sostanza, per evitare che quello che ci siamo detti qualche mese prima non diventi strategia di campagna elettorale per qualcuno, perché è facile fare promesse
ma poi bisogna entrare nei fatti, e infatti ad oggi sono pari a zero. Ecco perché stamattina siamo qui e vogliamo risposte congrue, serie dal presidente Michele Emiliano, perché tempo fa è venuto davanti ai cancelli dell'ENI, ci ha fatto delle promesse, al momento ancora non sono state mantenute. Noi ci aspettiamo che oggi il presidente Emiliano dia una volta per sempre la svolta a questa situazione. Caso contrario vuol dire che anche Michele Emiliano ha fatto campagna elettorale. Vedete, la protesta aumenta sensibilmente, ora c'è una forma appunto pacifica, civile di protesta, perché i lavoratori attraversano la strada andando avanti e dietro sulle strisce pedonali, cercando appunto di sensibilizzare l'attenzione di Emiliano affinché si degni di scendere e ascoltare appunto le proteste. È una forma, ripeto, molto civile, significativa, pacifica, e bisogna comunque sensibilizzare l'opinione pubblica. Vedremo nel corso di questo speciale, di questi momenti, se ci sarà mai una risposta dal presidente. Certo che il clima si sta facendo ovviamente più acceso, ma come dire, si devono impiegare, è giusto impiegare dei mezzi, degli strumenti atti a fare pressione. Emanuele Palmisano, lavoratore ex Ilva in AS. Intanto una riflessione, sembra quasi che, anzi sicuramente, i lavoratori più scomodi, tra virgolette, quelli che hanno dignitosamente opposto resistenza all'azienda, sono stati, come dire, confinati nella blacklist, nella lista dei cattivi, e ora per proseguire la punizione l'abbandono di questa categoria. Sì, certo, infatti abbandono da parte delle istituzioni. Sì, certamente, niente, noi dopo aver sofferto già la prima fase ed essere stati discriminati con un errore, dicono loro, di valutazione delle, diciamo, delle professionalità, ora ci troviamo a distanza di 2 anni e passate pure di più ad aspettare ancora un esito sulla nostra situazione, visto che l'azienda continua ancora a recriminare esuberi, circa 3.000, e nello stesso tempo lo Stato fa un accordo capestro, non conosciuto, non a conoscenza di nessuna organizzazione sindacale, dove dicono che ci sono altri 3.000 esuberi e di noi il Vinaes non si parla proprio. Ad oggi siamo qui davanti alla Regione Puglia per recriminare la nostra situazione e di capire quale potrebbe essere il nostro futuro, considerando che di noi non si parla quasi più. Quindi se non stiamo sul pezzo e se non cominciamo a ribellarsi di questa situazione, facciamo rumore, il caso di dire. Rumore, no, non facciamo rumore, giustamente, ad oggi ancora di noi non si parla. E tra l'altro la politica tutta, nazionale, territoriale, regionale, provinciale, di noi ha dimenticato il tutto, anche perché ad oggi non abbiamo nessuna speranza di poter rientrare in quella fabbrica, visto già i numeri esagerati di cassi integrati, e tra l'altro il governo con questa entrata a livello economico e anche a livello di gestione di questo stabilimento di noi non ne parla proprio. Speriamo di avere almeno a oggi notizie dalla Regione Puglia, visto che il signor Emiliano dal febbraio 2019 ci ha promesso di poter avere la possibilità di poter lavorare tramite lavori di pubblica utilità o corsi formativi per ricollocarci, per poter avere comunque un dignitoso stipendio e poter portare avanti una famiglia. E allora Rizzo, come si suol dire, tanto tuonò che piove, dopo questa forma di protesta civile ma molto accalorata si è tenuto l'incontro in regione tra la rappresentanza dell'USB e la rappresentanza della regione nelle persone di Stefanazzi e di Leo Caroli, che sono, come dire, le braccia operative, così diciamo, del presidente Emiliano. Allora Rizzo, in tutta sincerità, come si esce da questo accordo, da questo incontro trattino accordo? Fiducia? Sì, incontro proficuo e positivo. La regione a un certo punto ci ha anche detto, Stefanazzi ha anche detto, dice, ma la volontà è chiara, noi stiamo perseguendo quella strada, stiamo lavorando per quello, ci hanno aggiornato dandoci una serie di elementi che non erano di nostra conoscenza, addirittura abbiamo scoperto che sono anche a buon punto con le discussioni,
ci hanno detto che ci dispiace, come dire, vi siete mobilitati perché la regione, come dire, riconferma quanto il presidente ha sostenuto in assemblea. Per noi questa è una strada da percorrere per dare la, per mettere in condizione questi lavoratori di integrare. Si riferisce appunto agli LPU, ai lavoratori di pubblica utilità che svolgeranno, che proprio questa attività avrà una funzione, come dire, di ulteriore integrazione per avvicinarsi a quel reddito normale. Perfetto, quindi sarà non gli LPU in sostituzione del lavoro e quindi andando oltre l'accordo ministeriale. Gli LPU saranno uno strumento di integrazione in attesa che poi ci chiamino. Io onestamente non ci credete più di essere reintegrati, però nel frattempo, quindi, se tu dici che devo rientrare nel 2030, fino al 2030 avremo gli LPU su base volontaria, quindi se il lavoratore vuole aderire avrà la possibilità di rendersi socialmente utile alla comunità e di integrare, come dire, di percepire quella parte, un po' di reddito in più che gli consente magari di riuscire tutto a... questo con, ecco, tutto questo con il coinvolgimento di più ministeri. Sì, la novità è quella, loro praticamente dicono la base è il modello di Genova, ma allarghiamo gli orizzonti, noi tiriamo dentro anche il Ministero della Transizione Ecologica, il Ministero del Sud con la Carfagna. Con Orlando ci abbiamo già parlato, abbiamo da fare gli ultimi incontri, ma il 17 vi daremo della novità. Quindi è stata messa anche una data, fissata un paletto come temporale. L'incontro già convocato, però diciamo l'interesse qual è? Loro dicono, io ribadisco le parole che hanno detto proprio loro durante l'incontro. Chiusi gli incontri con i ministeri, siccome stiamo incassando, come dire, note positive, è chiaro che noi siamo già nelle condizioni, domani mattina, se vogliamo, di poter fare la società che poi dovrà gestire gli LPU. Che sarà a capitale pubblico. Che verranno gestiti in base a dei progetti che verranno finanziati dai vari ministeri. Ecco perché più ministeri all'interno hanno detto, sono stati onesti, hanno detto non è un problema di soldi in questo momento. Ci teniamo, come dire, a mettere nelle condizioni questi lavoratori di poter usufruire delle stesse opportunità che hanno i lavoratori di Genova. Tra l'altro, quello che dice la Regione Puglia tramite Stefanazzi e Leo Caroli, tra l'altro in una regione come la nostra, in una città come quella di Taranto, che ha bisogno, come dire, di interventi soprattutto dal punto di vista ambientale importanti, quindi lo schema è quello. Hanno detto che non ci, dal loro punto di vista non ci sono problemi. Chiaramente noi aspettiamo adesso l'incontro del 17 in cui ci daranno alcune novità rispetto ai riscontri che hanno ricevuto dai ministeri e dopodiché, per quanto ci riguarda, come dire, questa faccenda deve... Per concludere questo speciale, chi vivrà vedrà, prossima tappa, giorno 17 maggio. Sì, tra l'altro loro quando sono rimasti stupiti dal fatto che abbiamo fatto la protesta, dice ma voi sapete perché eravate al tavolo? Che al netto della proposta vostra c'è anche lo scetticismo di qualche altra organizzazione sindacale che noi stiamo cercando di superare. Dice il problema dal punto di vista politico rispetto agli LPU non ce l'avete, ce l'hanno chiarito questo. Anzi, hanno detto lavoriamo per far andare, come dire, tutto lì. Far capire che è solo un'integrazione. Sì, e che sì. Nulla inficia e che non viene certa inficiata la possibilità per i lavoratori di ritornare semmai. Avverrà questo momento. Senti, purtroppo nelle ultime settimane, è questo che mi hanno raccontato i lavoratori, pare che c'è qualche soggetto riconducibile a qualche altro sindacato che vada dicendo in realtà che l'operazione che stiamo facendo noi è in sostituzione dell'eventuale assunzione. Chiariamo, solo integrazione. Non è così, non è mai stato così, è scritto nei documenti. Probabilmente chi dice queste cose o perché non si è letto i documenti o lo dice, come dire, per mettere in una condizione di paura i lavoratori. Quello che stiamo chiedendo è che nel periodo di attesa i lavoratori abbiano la possibilità, come è stata data e viene data da 15 anni ai lavoratori di Genova, di poter integrare lo stipendio facendo la cassa integrazione, facendo attività sul territorio. Questo è. Utili peraltro al territorio. Perfetto.